Non è ipocrisia, non sono belle parole, ma è la verità.
vediamo tutti i giorni in regione, così come il Parlamento, nei comuni, nelle piccole città, è veramente una battaglia fortissima fra noi che cerchiamo di cambiare un sistema corrotto, un sistema poco trasparente, un sistema in mano a lobby di potere, e chi invece cerca di tenere le cose come stanno. Veramente questi interessi sono fortissimi, in regione lo vediamo, adesso ne parleremo in queste ore. Sono persone che veramente hanno un'esperienza altissima e hanno le competenze, anche i soldi, per poter bloccare quello che facciamo, che ci stanno riuscendo. Per cui vi dico che è una guerra costante tutti i giorni, ma che non, dal nostro punto di vista, non ci sentiamo mai di voler rinunciare o fare un passo indietro. In questi tre mesi siamo nella regione Lazio e abbiamo visto cose veramente incredibili. Siamo stati fin dal primo momento portati in una battaglia di cui noi eravamo veramente i primi arrivati e con pochissima esperienza, questo lo ammetto. Abbiamo affrontato il bilancio regionale, di consigli regionali, quindi un bilancio di come spendere tutti i soldi della nostra regione, abbiamo affrontato fin dall'inizio. Questa è stata una sfida enorme che abbiamo fatto giorno e notte. Siamo entrati in questa macchina amministrativa, è praticamente come un ministero, una macchina veramente incredibile, fatta da funzionari che sono lì da tantissimi anni, molti dei quali hanno le competenze, sono persone nominate dalla vecchia politica, quindi spesso ci hanno anche ostacolato il lavoro che facciamo in regione. Quindi abbiamo fatto questo scontro con gli altri partiti, ma con una macchina amministrativa che spesso ci ha dato molti molti problemi, e poi abbiamo dovuto capire come funziona la regione. Quindi sono stati mesi veramente difficili di comprensione di come muoverci e su cosa potevamo intervenire. Così come abbiamo lavorato su una legge importantissima che è stata proprio approvata nelle scorse settimane, di ristrutturazione della regione, il famoso collegato. Questa è stata una sfida molto grande a cui noi eravamo preparati in parte, perché è stato un lavoro molto grosso. Così come c'è stato all'inizio la spartizione di potere nelle commissioni consigliari, anche su questo torneremo. Quindi sono stati veramente tre mesi di lavoro enorme, giorno e notte, in cui eravamo, posso dire, preparati, ma su questo ci siamo veramente, ci siamo costruiti un'esperienza enorme. Con risorse scarsissime, noi abbiamo adesso assunto delle persone, anche su questo vi ringrazieremo in tutti i modi. Siamo partiti da soli, 7 persone contro questo sistema, questa macchina amministrativa. Poi piano piano si è creato queste persone di staff e da pochissimi giorni, da pochissimo tempo, stanno lavorando per darci una mano. Così come la stampa è stata contro di noi. Questo oggettivamente, della regione hanno parlato pochissimo, hanno parlato molto del Parlamento a livello nazionale, e spesso hanno passato un messaggio di persone incompetenti che non fanno nulla, che pensano solo di scontrini. In realtà chi conosce quello che facciamo sa che c'è un lavoro enorme dietro. Quindi la stampa ci è stata veramente, non ci ha aiutato sicuramente. E in questo cappello iniziale voglio dirvi che noi siamo, risponderemo a tutte le domande, tutte le critiche, anche forti, che ci saranno. Sappiamo che molti di voi hanno grossi dubbi anche su quello che stiamo facendo, ma risponderemo a tutto. I documenti sono tutti online, vogliamo fare tutto in modo trasparente, ma vogliamo essere chiari sul fatto che la fiducia deve esserci. Questa è veramente la base di quello che stiamo facendo e non deve mai mancare. Qualsiasi dubbio che avete, qualsiasi domanda, noi abbiamo, poi ve lo diremo durante la relazione, abbiamo telefoni, abbiamo Facebook, abbiamo canali per comunicare con noi, che sono sempre aperti. Quindi in qualsiasi momento ci sia un dubbio su quello che stiamo facendo, sulla fiducia da parte di Unità verso di noi, dobbiamo chiarirlo assolutamente. Non vogliamo mai perdere la vostra fiducia. Perché il sostegno, come vi ho detto prima, è la cosa fondamentale. Quando noi perderemo il sostegno, noi rimetteremo il mandato, adesso stabiliamo anche come e quando. Quando ci sarà più questo sostegno, noi lasciamo il nostro ruolo, perché poi verranno altri al nostro posto. Per dire che siamo disponibili a avere il massimo sostegno, quando avremo più questo sostegno, discuteremo insieme su come andare avanti. Perché noi crediamo al Movimento 5 Stelle, siamo convinti al 100%, e questa è un'esperienza che ci sta facendo crescere e cambierà il paese. Quindi su questo veramente siamo convinti e vogliamo condividere in ogni modo con voi questa volontà e questi valori. Allora, è stato un confronto, una discussione fra chi è stato eletto e imitando gli attivisti. Questo che ho detto è fondamentale. Faremo queste riunioni periodicamente, le faremo costantemente, e sarà uno dei tanti modi con cui avremo questo scambio costante. Vogliamo anche rendere questa prima assemblea una sorta di fondamenta del Movimento 5 Stelle Lazio. Fino ad oggi ci sono stati contatti, non magari informali, ci sono stati modi con cui ci siamo relazionati. In questa riunione vogliamo stabilire anche un metodo di lavoro, uno schema di comunicazione, ma stabilire anche un'organizzazione su come ci rapportiamo.
cosa facciamo noi in Acquasio regionale, come voi potete intervenire e darci una mano in quello che facciamo. Quindi le linee guida per regolamentare questa assemblea e le prossime, per avere un quadro chiaro su come ci muoveremo insieme. E poi appunto capire insieme come ci organizziamo nel territorio. Ci sono anche difficoltà nelle persone delle comunità, ci sono problemi che abbiamo visto in campagna elettorale, ma che si ripercuotono anche in questi mesi. Abbiamo città che hanno delle difficoltà per come operano in comunità, quindi in questo modo possiamo anche attivare una sorta di collaborazione per aiutarci a vicenda e costruire e rafforzare il Movimento 5 Stelle nel Lazio. E poi vogliamo anche presentare, cogliere l'occasione per presentare quelli che sono i nuovi strumenti di comunicazione che stiamo strutturando in questi mesi e sono fondamentali per migliorare la comunicazione sia nostra interna e sia verso il mondo esterno. Allora, l'ordine del giorno è questo, anche se gli orari sono stati un po' sballati, però pensiamo di aver organizzato questa riunione in modo da innanzitutto dirvi chi siamo e cosa facciamo, per chiarire magari tante domande che ci sono, che noi già vi spiegheremo dettagliandovi quello che succede in regione, quindi come gestiamo la parte economica, quanti soldi prendiamo, come abbiamo assunto lo staff, come gestiamo il rapporto con i territori, già questo lo chiariremo nella prima parte della mattinata. E poi diamo tutto il resto del tempo a domande e risposte, di cui avete i bigliettini per coordinare gli interventi, vi ricordo di consegnarli all'ingresso alla persona, ecco lì che sta alzando la mano. Poi avremo una parte dedicata ai giornalisti, quindi vogliamo anche questo, aprire una strategia di comunicazione verso i giornalisti, non siamo più come all'inizio chiusi, oppure abbiamo delle forti critiche verso i giornalisti nel come ci relazioniamo. Vogliamo fare in modo che i giornalisti parlino di noi, vogliamo anche ricorrere quando dicono le cose sbagliate o quando in certi talk show ci gettano fanno addosso, vogliamo essere i primi a intervenire e dire guarda, il movimento è questo, ve lo spieghiamo noi, vogliamo dire le parole con la nostra voce, quindi avremo questo spazio dedicato ai giornalisti nella pausa pranzo. E poi il pomeriggio è dedicato invece a questo regolamento, sarà una discussione aperta, partecipata, il documento è stato già postato sul Meetup 5-6, quindi c'è già stato un minimo di confronto online. E vogliamo questo che sia il documento che regola questa assemblea e le prossime che verranno, perché è fondamentale condividere anche quando ci vediamo, come discutiamo l'ordine del giorno, chi lo propone, chi decide, insomma come si gestisce un'assemblea regionale. Quindi poniamo le basi normative ai nostri prossimi punti. Ecco, fatto in maniera partecipata, quindi tutti avranno la possibilità di parlare. Però è chiaro che dobbiamo ridurre al minimo gli interventi come durata, perché sennò se tutti parlano un quarto d'ora non ce la facciamo, quindi abbiamo pensato una durata di 2 minuti per intervento. Gli interventi sono appunto regolati con il primo che arriva si prenota e poi chiediamo, in base a quello che ci divideremo nel pomeriggio, di avere dei moderatori, dei facilitatori che si possono rendere disponibili per gestire gruppi più o meno ampi. E poi chiediamo appunto ai giornalisti di fare le domande nello spazio riservato dalle 13 alle 13.30, saranno domande magari più rivolte alla stampa. E pomeriggio appunto parleremo del regolamento. Allora, molto velocemente andiamo subito sul cambio delle questioni. Allora, il Consiglio regionale. È importante dal nostro punto di vista fare un'introduzione molto veloce su come funziona il Consiglio regionale, perché spesso non c'è questa conoscenza ed è importante capire come funziona per capire anche noi come ci relazioniamo con voi e come stiamo operando. Quindi lascio la parola, non ho presentato i giusti consiglieri, scusatemi. Comincio benissimo. Allora, abbiamo Valentina Corrado, Silvana De Nicolò, Silvia Blasi, David Porrello, Gianluca Perilli e Davide Varillari. Quindi iniziamo con Gianluca Perilli. Valentina, ci racconta un attimo come funziona il Consiglio regionale e faccio appunto un quadro chiaro di cosa ci troviamo tutti i giorni. Funziona? Sì. Allora, bene, il Consiglio regionale. Vieni un po', Davide. Il Consiglio regionale è composto da 50 consiglieri, come sapete abbiamo anche di recente approvato la riduzione proprio in consiglio, una modifica statutaria che riduce da 70 a 50 consiglieri e vede, diciamo,
diciamo un po' al vertice, un organo che è l'ufficio di presidenza. È un organismo importante, composto dal presidente del consiglio più due vicepresidenti e tre segretari. Dei due vicepresidenti e dei tre segretari, uno spettano alla minoranza, ed è un organo importante perché predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo del consiglio, non della regione. E quindi tutte le spese che sono attinenti al funzionamento del consiglio, quindi i fondi dei gruppi consigliari, giusto per farvi un esempio, per rendere un po' più concreta la cosa. E poi esercita tutte quelle funzioni che sono inerenti all'autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria, appunto del consiglio e dei consiglieri, attraverso l'emanazione di deliberazioni di consiglio. E il Consiglio ha una funzione, ovviamente l'organo legislativo, rispetto alla Giunta invece che un organo esecutivo, e in Consiglio avvengono le varie discussioni su quelle che sono le proposte di legge, le mozioni, le interpellanze, le interrogazioni, piuttosto che gli ordini del giorno. Una proposta di legge, quando approda in Consiglio, quella che viene discussa in Consiglio, è il testo che viene fuori, così come modificato, discusso ed esaminato dalla commissione competente in quella materia sulla quale verte la proposta di legge. Le varie proposte di legge seguono un iter di approvazione che vede l'approvazione articolo per articolo dopo aver approvato eventuali emendamenti e subemendamenti. Quindi questo per farvi capire che la discussione della proposta di legge in Consiglio è abbastanza lunga e articolata. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato sia dallo statuto della regione che dal regolamento appunto del Consiglio regionale, che disciplina il funzionamento, lo svolgimento delle sedute per quanto attiene alle discussioni, piuttosto a tutte quelle regole procedurali che appunto fanno riferimento alle audizioni. E il regolamento disciplina anche la programmazione dei lavori, eccetera. Questo è bellissimo dal punto di vista, diciamo così, formale e regolamentare, benché sia lo statuto che il regolamento devono essere modificati, perché sono anche abbastanza discordi in alcune parti tra di loro. Però quello che questo, vi ho fatto questa premessa per farvi capire che poi in realtà vige all'interno della regione, vigono delle consuetudini, quelle che sono le consuetudini, perché ovviamente le due grandi forze politiche che da sempre, che sono il centro-destra e il centro-sinistra, che finora hanno sempre governato il nostro paese, la nostra regione, ovviamente all'interno del Consiglio della Regione sono state sempre loro, quindi tra di loro si mettevano d'accordo per derogare anche a queste regole. E molto spesso noi ci troviamo, e questo è anche il nostro punto di forza, ci troviamo a dover far rispettare quello che sono lo svolgimento regolare, quindi l'applicazione del regolamento. Ed è anche il nostro punto di forza per un semplice motivo, perché eccetto qualcuno all'interno della regione, dei restanti consiglieri o comunque delle restanti forze politiche, nessuno ha conoscenza, diciamo, appropriata, analitico, dettagliata di quelle che sono le regole che disciplinano il funzionamento. Guardate bene, è una cosa voluta ovviamente, perché fanno affidamento a questa prassi, per cui fanno un po' come gli pare, detto proprio così, alla romana. E che succede? Vi ho menzionato anche le commissioni. Ecco, le commissioni sono l'organismo più importante all'interno della regione, perché è lì che viene approfondita in maniera più analitica e si entra nel merito delle proposte di legge, mentre nel Consiglio c'è un esame più procedurale per cui si vota, eccetera. Anche nelle commissioni si vota, ma c'è il tempo per entrare nel merito proprio delle proposte. Ebbene, noi stiamo cercando adesso di portare anche le telecamere all'interno, nel senso la trasmissione e la ripresa video anche all'interno delle commissioni, perché in realtà da tavolo di approfondimento di quelle che sono le varie proposte diventano tavoli di scambio. Tavoli di scambio per cui noi faremo una lotta, sarà durissima a ottenere questa cosa, ma noi ci stiamo provando in tutti i modi, perché mentre sanno di essere ripresi in consiglio, perché le sedute sono in diretta,
lì sanno che non, eccetto i presenti, non c'è nessuno che può osservarli, per cui si sentono anche di dire cose che diciamo non direbbero in consiglio o in altre, di fronte a dei cittadini. Di fronte ai cittadini. E, bene, le commissioni sono 8, dopo Davide le illustrerà, sono abbastanza corpose perché sono tante materie diciamo importanti e corpose sono accorpate e si riuniscono, si possono riunire in sede redigente, in sede referente o in sede consultiva. La composizione è varia da commissione a commissione, ci sono commissioni composte da 14 membri, altre da 11, e la composizione delle commissioni prevede per la parte che spetta alla minoranza una composizione fatta in proporzione alla rappresentanza dei gruppi politici all'interno del Consiglio. Abbiamo avuto anche lì diversi problemi, nel senso che c'è stata una lotta per far sì che almeno in ogni commissione ci fossero due dei nostri membri, visto che noi siamo il gruppo consiliare di minoranza diciamo più forte, più numericamente superiore dopo il PDL. Quindi anche lì c'è stata una bella battaglia. E, vabbè, la commissione poi in caso si riunisca in sede consultiva, quindi soltanto con l'obbligo di fornire una consulenza, un parere su quella che è una proposta di legge, può rilasciare diverse tipologie di parere che vanno da favorevole al contrario, favorevole con modificazioni o osservazioni. E nelle commissioni diciamo si svolge diciamo, quello che vedete dal consiglio, che potete osservare dalle sedute del consiglio è un minimo di quello che in realtà accade nelle commissioni, ci si trova a scontrarsi in maniera anche molto forte, ovviamente su determinati temi che non trovano una rispondenza. E niente, nelle commissioni siamo, in tutte le altre commissioni siamo rappresentiamo in due, ognuno di noi insomma è in due commissioni, eccetto la commissione bilancio che prevede che ha un solo membro che sono la sottoscritta e la commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione che vede come membro soltanto Davide. Questa è giusto una panoramica in generale per far capire un attimino come si svolge quel lavoro all'interno ecco, del Consiglio. Passo la parola a Davide. Grazie. Grazie. Vi riassume come una proposta di legge, come interrogazioni, mozioni, qual è il loro iter. I limiti che ci sono innanzitutto dove si possono bloccare le cose. Sono bloccate le cose quando le presentiamo, non vengono neanche portate in commissione, non vengono caricarizzate, ci sono vari punti in cui la normalità può essere bloccato. Una volontà politica. L'audio è distorto. Cambia microfono. Ah, proposta di legge, una mozione, un'interrogazione, qual è il suo iter legislativo? E vedete che ci sono vari punti di blocco dove si possono fermare le nostre proposte, così come ci sono dei canali un po' privilegiati quando si trova il consenso informale fra i capigruppo o fra i consiglieri. Quindi ci sono, abbiamo visto in questi tre mesi, tante strade o privilegiate oppure formali per mandare avanti le cose. Adesso che capiamo anche come funziona, siamo anche più esperti noi su come muoverci nelle varie, su come presentare gli emendamenti, su come fare interrogazioni, eccetera. Voleva forse prima aggiungere una cosa Gianluca e poi passiamo a presentare. E adesso vi facciamo una relazione per ogni commissione molto breve su quello che sta succedendo nelle commissioni tematiche. Ma io volevo solo aggiungere qualcosa di meno istituzionale, che però è importante perché in questo modo voi potete capire concretamente il lavoro che svolgono i consiglieri all'interno di un'istituzione, un organismo abbastanza complesso, perché comunque è bene o male il Parlamento regionale, quindi insomma l'attività legislativa che è principe in questa sede comunque ha dei passaggi abbastanza complessi che noi possiamo svolgere giornalmente in maniera più efficacemente possibile, diciamo. Io invece volevo raccontarvi, perché magari sia qualche episodio sia anche un po' l'inizio della nostra attività in regione, dandovi, voglio dire, qualcosa che possa anche rendervi conto di chi abbiamo di fronte, insomma, questo un po' per rendere meno formale, ma anche per farvi entrare nello spirito di quello che è un 5 Stelle dentro un'istituzione, almeno quello che noi cerchiamo di fare. Quando siamo, dovete tutto sapere che la Pisana, cioè il Consiglio regionale, la via della Pisana, è separato anche fisicamente dalla Giunta.
Questo dato, proprio il palazzo della Pisana, la giunta sta sulla Cristoforo Colombo e invece il consiglio alla Pisana, sì, legislativo il consiglio, l'esecutivo, un po' come il governo, è alla Cristoforo Colombo. E questa separazione fisica è voluta, cioè già da questo dato si capisce che la giunta da sempre ha voluto operare in maniera separata, scissa dal consiglio regionale, cioè in qualche modo separando un controllo che invece istituzionalmente è previsto, almeno fisicamente. Questo lo abbiamo riscontrato proprio dal punto di vista dei fatti, perché noi c'è tutto preme affinché i consigli regionali concentrati nella nobile attività legislativa non si concentrino invece sulla questione proprio amministrativa. E quindi, a fronte delle decine di delibere che vengono a raffica sfornate dalla giunta, la difficoltà, spesso anche fisica, perché abbiamo dovuto chiedere dei collegamenti, link, di controllo, non è favorita. Allora, questo è un dato già importante, perché nei momenti in cui si varca una soglia, bisogna anche capire un po' il padrone di casa, tra virgolette, come la pensa e come si comporta. Si dà il caso che quel padrone di casa, come diceva bene Valentina, sono essenzialmente due gruppi politici che storicamente si sono avvicendati, ma quello che abbiamo voluto notare proprio quando si entra in una casa in cui tutti si conoscono, questo è già un dato che è venuto fuori in un termine abbastanza generico, ma lì l'abbiamo toccato proprio con concretezza, cioè al di là delle divisioni, diciamo così, di appartenenza formale, chiamiamola ideologia politica, c'è una permanente, continua, come posso dire, condivisione degli aspetti fondamentali della politica, che sono il mantenimento dello Stato che si ha, della poltrona, e soprattutto del ruolo politico, che consiste sempre ovviamente nel tirare l'acqua al proprio mulino e ai propri interessi. Questo è un aspetto concretissimo, cioè noi lo vediamo, cioè si scambiano gli stessi dirigenti che sono stati al Consiglio, li conosce anche quello dell'opposizione, grandi abbracci, grandi saluti, grandi pasticcini, grande festa, ecco. Se invece adesso avevate avuto occasione di vedere i consiglieri proprio il primo giorno nostro, 5 Stelle, già dall'inizio, schiena dritta, nel loro posto, sempre a carica dei corridoi, sempre a vedere e a chiedere contezza delle votazioni, dei regolamenti, di come si sta procedendo, perché vedete, poi lo vedremo anche meglio dopo, la presidenza, cioè il fatto di come venne condotta l'assemblea, è fondamentale, ecco perché noi abbiamo rivendicato il discorso del fatto che siamo stati tirati fuori dall'ufficio di presidenza, perché già da lì, cioè, al di là dei programmi, la trasparenza, la volontà di venirci incontro, di fare i propri come in campagna elettorale, tutti i temi del 5 Stelle, sono venuti meno, perché senza dubbio il ritmo dei lavori, la possibilità degli interventi, la nostra possibilità di denunciare certe cose è scandita nelle commissioni come nell'assemblea dal Consiglio di Presidenza e dal Presidente. E poi, un'altra cosa, adesso io dico alcuni punti che magari possono interessare, abbiamo scoperto che ciascuno, ovviamente, dei consiglieri ha un ruolo in seno sia la maggioranza che l'opposizione, ci sta il capogruppo che deve tenere ad esempio una persona più ferrea che deve comunque vigilare affinché l'opposizione non sconfini troppo, che certi argomenti non siano messi evidentemente troppo in evidenza, oppure che l'attività politica dell'opposizione non avanzi. Poi c'è il moderatore, oppure c'è la persona che sembra essere aperta ai nostri temi, cioè ci sta, si vede che, chiaramente che c'è stata una distribuzione preventiva dei ruoli per tenere dal punto di vista formale o almeno dell'immagine le fila. E quindi questo è proprio una pantomima sostanzialmente, che però conducono da anni indisturbati. Allora il discorso, noi quando siamo entrati per la prima volta, quindi carichi della nostra volontà di non scendere d'accordo, di non entrare nel meccanismo politico che ti distrugge, perché evidentemente sono più bravi, lo fanno da anni, sono concreti nell'applicarlo, hanno tutto dalla parte loro. Noi invece, ovviamente in maniera candida ma molto ferma, abbiamo annunciato quello che avremmo fatto in votazione per evitare che ci potessero essere dei sospetti di contiguità o di accordo maleabilità, insomma. Quindi abbiamo annunciato per chi avremmo votato, i nostri membri naturalmente, delle varie cariche, e questo ovviamente veniva colto, come spesso in commissione accade, loro lo sanno, naturalmente presentando degli emendamenti in modo così un po' puerile, un po' infantile, dice vabbè, voi siete gli unici che non date nulla ma pretendete, cioè, capito? Questo è stato il discorso, ce lo avremmo fatto tutti i consiglieri 5 Stelle, così gli altri delle altre forze politiche, proprio perché non ci siamo piegati a questo sistema, però viene da sé che poi ti tirano fuori da tutto, però ecco, questo ci tengo a sottolinearlo,
il controllo del 5 Stelle, anche se in termini numerici soccombe, perché comunque la maggioranza è insomma istituzionalmente costituita per poter essere salda e quindi passare come un rullo compressore su tutte le opposizioni, beh, noi comunque con questi pochi voti, con questa attività, con questa opposizione e con questo controllo, verifica, con questa richiesta continua di trasparenza e di legalità, li possiamo mettere in difficoltà, perché vedete, un fatto di sensibilizzazione, un fatto di attenzione, l'accendere i riflettori utilizzando i mezzi di comunicazione che abbiamo, anche al di là delle opposizioni che Davide ha ricordato, è un ruolo importantissimo, perché le coscienze si creano così. Scusate, però poi avrei anche qualche episodio da raccontarvi, proprio politicamente, farvi capire anche come ci sta questa, sempre questa specie di opportunismo di cogliere le nostre interventi sempre svolto per farli diventare finti, polemici, per attribuirci cose che non facciamo. Quindi è una lotta che si tiene a più livelli, in commissione come in consiglio. Però l'atmosfera è quella di aver turbato un vecchio accordo di famiglia. Adesso posso dire, questo vabbè, lo direte anche voi, ma un minimo possiamo avere la sensazione che entrando nei meccanismi abbiamo quella credibilità, siamo rispettati e forse sempre di più potremmo essere temuti.